ci delude. Va di corsa dalla cugina perché non può tenere per sé una gioia così grande, quella di custodire nel grembo il Figlio di Dio, il nostro Salvatore. Perché questo è così essenziale per la nostra vita cristiana? Perché tutti noi viviamo la stessa esperienza quando incontriamo Gesù vivo che ci viene incontro. Si incarna in noi. Ed è questo che aspettiamo in questo periodo di avvento, che venga ancora una volta nei nostri cuori, che dimori in loro. Chi incontra Gesù come Maria sperimenta la necessità di mettersi al servizio degli altri. Non è andata in una piazza pubblica ad annunciare ciò che le era accaduto. Il suo impulso è stato quello di mettersi al servizio silenzioso della cugina che ne aveva bisogno. Sperimentando di essere amata, Maria si mette al servizio ed è lì che l'amore diventa concreto. Molta gente si chiede come fare per vivere concretamente la vita cristiana. L'essenziale è avere l'atteggiamento di Maria. Non è facile perché implica rinunce, ma è fondamentale servire il prossimo, amandolo come frutto dell'amore di Dio. Cosa dovresti cambiare nella tua vita per servire meglio gli altri? Vivi la giornata di oggi con la consapevolezza